scusate, eccomi di nuovo, si è di nuovo scaricata la memoria. Niente, quindi questa crema qua io non, sinceramente non ve la consiglio, o almeno fatevi dare un campioncino, provatela, se a voi non fa questo effetto e va bene, compratela. Secondo me non vale il prezzo che l'ha pagato mio cugino, ecco, sostanzialmente. Invece una crema che devo dire fantastica è questa. È questa crema che è dell'Erbolario. Ho sentito un po' in giro alcune note positive dell'Erbolario e alcune note negative sui prodotti dell'Erbolario. Io parlo personalmente, ho acquistato solo 3 prodotti dell'Erbolario. Questa crema, che a me, vabbè, qua c'è il talloncino di plastica di protezione. Questa, non penso voi riusciate a vederla, in modo, comunque questa è la crema, ce n'è anche un po' qua, forse la vedete meglio qua. È una crema, è fantastica, è molto, sembra yogurt, per farvi capire, nel senso che ha un profumo, ragazzi, che me la mangerei, strano. Sono un po' addosso. Non ve lo sto a dire perché, cioè, non lo so pronunciare. Comunque, crema per il corpo con estratto di dattero e di mirra. Ha un odore che, quando ho letto mirra, ho detto chissà, sarà tipo incenso. Io odio gli incensi perché sono allergica agli incensi. Sa un pochino di incenso, però è buonissima. Io me ne sono innamorata, l'hanno regalata mia madre, l'ho provata senza neanche stupidamente leggere gli inci, anche perché sulla crema qua non c'è. Mia mamma aveva già buttato via il talloncino, diciamo la scatola, quindi non ho letto gli inci, ma questa crema è favolosa. È una crema profumo, cioè tu te la metti in qualsiasi zona del tuo corpo, il tuo corpo profuma intensamente, è un profumo che rimane, non è, anche questo non è un profumo, cioè all'inizio magari senti, però è troppo dolce, a me fa impazzire, questa crema è buonissima. E dell'Erbolario avevo provato anche una maschera per le pelli delicate, che ho provato, ma questa maschera qua secondo me non è delle migliori, non ce l'ho qua, cioè l'ho buttata via, nel senso che e dicevano che era fatta solo con prodotti naturali, era alghe del mar morto, zinco, beh, insomma c'erano diversi prodotti tutti naturali dentro. Erano di quelle che poi si, diciamo, toglieva, diventavano, sembrava tipo plastica che si toglieva e rimaneva, cioè sono andata all'ospedale, quindi solo questo, però può essere che obiettivamente, cioè nel senso, sono andata all'ospedale, sono dovuta andare dal dermatologo perché avevo tutte delle chiazze rosse che pensavo magari sarà tipo uno scrub che, non so, all'inizio ha fatto questo effetto, non mi andava via dopo una praticamente il giorno dopo ho risciacquato bene con dell'acqua fredda, niente, il giorno dopo ancora sono andata al dermatologo, mi ha dato delle creme antibiotiche per lenire il rossore e mi ha detto che potevo essere allergica a qualche componente, gli ho portato i componenti, erano tutti componenti naturali, ma c'erano delle parti, cioè c'era un conservante, diciamo, un qualcosa per conservare la crema che era, non dico tossico, però evidentemente era sopra la soglia legale, diciamo così, e quindi mi ha fatto un effetto non piacevole sulla pelle. Invece l'altro prodotto che ho usato è sempre una crema, un gel veramente, è proprio una cosa per il gel, è per le gambe, per rinfrescare le gambe. Era il mirtillo ribes bianco e mi sembra
e camomilla, e profumava, come era molto buono, lo usa adesso mia mamma. E devo dire che sono prodotti buoni, erano un prodotto buono. Niente, queste sono le mie, diciamo, review. E niente, se avete consigli da darmi da scambiare su questi prodotti, se li avete provati, ditemi come sono. Se volete rispondere alla mia review, rispondete magari sugli inci o su un parere vostro, come vi pare a voi sostanzialmente. E niente, al più presto cercherò di fare una review, anche se le mie unghie, come potete vedere, c'è un tutorial, anche se le mie unghie sono un po' così così, vedrò di organizzarmi al limite se non riuscirò a farlo sulle mie, o farò solo sull'unghia più lunga che ho, oppure comprerò delle unghie finte e farò le dimostrazioni di come fanno anche altre ragazze, eccetera. Spero di poterle fare sulle mie. E niente. Ciao, a presto.